Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video del FIFA Road to Championship. Oggi big match Inter-Roma. Come vi avevo detto la scorsa volta, l'Inter viene da una netta vittoria contro il Cagliari per 6-0 e riconferma Icardi. Riproviamo con una big, dato che Milito ha ancora quel fastidioso problema al ginocchio. L'Inter ha la stessa formazione, tranne che c'è appunto Icardi al posto di Milito. Siamo partiti. Big match, assolutamente importantissimo portarselo a casa, così riusciamo a restare attaccati alle prime, tra cui la Lazio, quindi sfidante della Roma. Quindi Roma, facci vincere, perfetto. Allora, Guarin. Ancora Guarin. Palacio non si inserisce. Può andare Guarin. Niente da fare, non si inserisce nessuno. Poi Guarin prova a servire Palacio, ma viene intercettato. Poi Campagnaro prova lo stop, terreno bagnato, scivola la palla. De Rossi. Caprari titolare, strana cosa. Campagnaro recupera, Guarin gioca una bruttissima palla per Kovacic, Bradley riparte, Wijnaldum lo ferma, ferma De Rossi che aveva conquistato la palla, poi rilancia male Wijnaldum, non può ripartire, non può ripartire la ripartenza della Roma. Scusate se ogni tanto mi arrivano dei messaggi, ma mi arrivano dei messaggi. Sto registrando con il telefono, quindi purtroppo arriveranno anche i messaggi. Mi sono scordato di togliere la vibrazione. Lloris era uscito in una maniera assurda. Lloris, attenzione, fa partire Icardi che prolunga per Palacio. Ancora Palacio contro Benatia. Benatia, incredibile, fortissimo, ferma tutto. Ancora Benatia. De Rossi triangola. Caprari. Campagnaro interviene senza fallo. Guarin rilancia per Palacio. Palacio prolunga per Icardi che controlla e prova il tiro da fuori. Ci arriva Diego Cavalieri. Respinge male, rimane lì la palla. Rischioso Torosidis. Attenzione, Torosidis prova il numero su Royce, ma rischiosissima. Ancora Castan. La Roma esce bene. Bradley per Jaic. Totti in panchina, stranamente. Attenzione, Jaic con un tocco scarta Ranocchia e mette in mezzo, ma c'è Lloris. Kovacic per Palacio contro Balzaretti. La gioca per Kovacic che rientra sul sinistro. Ancora Matteo Kovacic, prova il tiro! Fuori di poco Matteo Kovacic. Prima azione importante per l'Inter. Vicino al gol con Matteo Kovacic. Non mi cambia il giocatore, incredibile. Oh. Wijnaldum. Vede Royce che parte. Ma c'era Icardi. Volevo darla a Royce. Volevo darla a Royce. Torosidis. Inseguito da Royce che ferma tutto e mette il pallone in rimessa laterale. Battuta velocemente dalla Roma. Ancora Florenzi. Inseguito sempre da Royce. Ferma ancora un'azione offensiva della Roma, Royce. Ha provato di nuovo a intervenire su Torosidis. Attenzione Strootman. Un buon tiro. La mette in mezzo per Caprari. L'arbitro cosa ha fischiato? Fuori gioco. Fuori gioco di Caprari. Meglio non giocare a corta. Rilancio di Lloris per Icardi. La spizza di testa in direzione di Palacio. Recupera la Roma con Benatia. Guarin. Kovacic. Era buona la palla di Icardi per Kovacic. Cavalieri rilancia. Ranocchia di testa per Kovacic. Interviene Bradley che fa ripartire velocemente l'azione offensiva della Roma. Caprari sulla sinistra in seguito da Campagnaro. Campagnaro ranocchia su De Rossi. Alla fine rimessa laterale per la Roma. Ancora una rimessa laterale della Roma. Imbarazzante. Ma queste rimesse laterali in generale sono imbarazzanti. Non si possono vedere. Dimmi se sarà da fare una rimessa laterale in quel modo. Guarin per Kovacic. Wijnaldum. Ha visto Icardi partire. Non si è inserito bene Icardi. Cavalieri senza pensarci su rilancia. Recupera Wijnaldum. È una partita che si gioca a centrocampo. Icardi. Ancora Icardi. Prova il tiro da fuori. Palo di Icardi. C'è Royce che ha provato il pallonetto perché ho sbagliato a tirare io, ma era in fuori gioco netto.
Il palo di Icardi, mamma mia, Cavaliere non si era buttato benissimo, sembrava un sacco di patate come si è buttato. Un altro brivido per la Roma, che ancora non ha tirato in porta. Kovacic, buona la palla per Rodrigo Palacio, c'è Balzaretti che chiude in maniera fantastica, poi riparte. Che palla per per Caprari, non riesco più a parlare. Poi una botta di fortuna per la Roma, Lloris, il miracolo di Lloris. Un contrasto vinto da Caprari, tiro al volo, Lloris con la mano di richiamo la butta fuori. Ancora la Roma che attacca, ancora Caprari. Caprari, c'è il gol della Roma, puttana troia, l'ha messa stavolta, non mi sono andato incontro, l'ha messa Caprari. Lì ho sbagliato io. Beh, io riesco a poter prenderla. Va bene, fa lo stesso. Hai fatto il miracolo prima. Si riparte 1-0 per la Roma. Quindi aveva meritato l'Inter. Ma ovviamente, quando va così, fanno gol gli avversari. Palacio va verso il fondo. Ancora Palacio. La mette in mezzo. L'Inter prova a reagire. Ci prova Icardi. Un tiro da fuori. Brutto. Diego Cavalieri. Il pressing di Icardi va a buon fine. Cambiamo un po', mettiamo ultra offensiva qua, sennò. Ancora Royce che recupera un buon pallone. Questa giocata non la volevo dar lì, non la volevo far lì la giocata. Poi forse Palacio con Bradley recupera il pallone. Palacio per Icardi, lento Icardi, Benatia prima di lui. Poi Campagnaro, cazzo spingi Caprari, cazzo spingi. Dai, veloce sta rimessa. Guarin. Wijnaldum. Filtrante per Palacio. Balzaretti, chiude tutto. Palla per Diego Cavalieri che rilancia senza pensarci due volte. Poi Icardi, rientra sul destro. Prova il tiro da fuori, ancora Icardi vicino al gol. Non vuole entrare, non vuole entrare. Non vuole entrare. Due minuti di recupero intanto. Non vuole entrare questa palla maledetta. Il primo tempo si concluderà, suppongo, in questa azione. Ha rischiato qua la Roma. Icardi sarebbe stato solo davanti a Diego Cavalieri. Wijnaldum, il numero di Strootman. Ottimo numero. Poi si allunga la palla. Guarin finirà qui sicuramente. Attenzione, la palla è per Kovacic. Se fischi adesso ti uccido. Kovacic, il tiro da fuori. Un'altra volta fuori di un centimetro. Porca puttana, guarda. Tiri 8. Ma puttana figa. Non siamo cinici. 8 tiri e neanche un gol, signori. 8 tiri e neanche un gol. Siamo sotto ancora. Ricordiamo che tua madre. Andiamo avanti, forza, 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 forza. Riprendiamo sempre la solita formazione. Ancora parli là te. Subito pressing dell'Inter con Royce, Alvarez. Madonna, no così. Wijnaldum contro Bradley. La mette in mezzo. C'è ancora Wijnaldum. Rimane lì la palla. Recupera Palacio. Campagnaro, un po' di confusione in questo momento. Ranocchia interviene. Mamma mia che intervento. Sembrava molto cattivo, ma sulla palla nettamente. Poi Royce rientra sul destro. Ancora Marco Royce. Ancora Marco Royce. Prova il tiro. E stavolta non sbaglia. Marco Royce. Uno pari. Il destro micidiale di Marco Royce. Che rientra da sinistra a destra. Incrocia Cavalieri. Che cazzo ho detto? Non lo so, ma l'importante è che abbiamo fatto gol. Vai, guarda lì. Una sfiondata di Marco Royce. Uno pari, riapre la partita, il pareggio dell'Inter con Marco Royce. E forza adesso ragazzi, forza, ancora Marco Royce. Bradley. Alvarez, perde palla, ancora Bradley, ancora Bradley. Prova a fare il numero su Juan Jesus, la mette in mezzo. C'è Guarin, che rilancia. Caprari. Ah, Campagnaro si allunga, poi rilancia. Wijnaldum. Oddio, cosa ha fatto Wijnaldum? Primo errore nella sua carriera all'Inter. Poi Lloris rilancia, vede Royce.
Che ha provato la spizzicata di destro. Spazio libero per Yates. Interviene Wijnaldum. Poi Alvarez. Una palla fantastica per Royce, che forse subisce fallo. Ma Royce prova il tiro, il palo di Royce. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ancora un palo. Ancora un palo. Ma non è ancora finita l'azione. Ancora Alvarez. La mette in mezzo. Neanche calcio d'angolo ci pigliamo. Buco di culo. Poi Royce. Continua a lottare. Bravo Marcone. Bravo Marco. Siamo al 60esimo. Uno pari. Che bella partita. Che bella partita. Forza Royce. Forza Royce. Non è fallo questo. Non è fallo. Non è fallo. Non è fallo. Mannaggia a te, arbitro di merda. Sì, sì, chi se ne frega. Entra Totti, signori. Esce Caprari. Chissà. Chissà. Questo Caprari che ci ha fatto gol. Si farà gol pure Francesco. Poi Bradley sbaglia tutto male. Kovacic. Poi per fortuna che recupera. Lancia Icardi. Che vede Palacio. Era un pallino d'oro. Era un pallino d'oro. Poi Juan Jesus per Lloris. Subito per Campagnaro. Che rilancia. Oddio Royce. Cosa ha messo per Guarin? Cosa ha messo per Guarin? Puttana troia. Wijnaldum. Ancora Royce. Che rientra sempre sul destro. Ancora Royce. Fermato da Toro Sidis. Poi Guarin. Ehi, ehi, ehi. Cazzo. Attenzione, la Roma sbaglia. Ah! Wijnaldum. Per Royce. Ancora Royce. Mamma mia, che emozioni. Rientra sul destro Royce. Stavolta Toro Sidis non ci casca. E rilancia. Attenzione, che rilancio. Mamma mia, che rilancio. Esci Lloris. Oddio, non così. Oddio, non così. Oddio, non così. Francesco Totti si mangia il gol del 2-1. Oddio, non così. Oddio. Mamma mia. Entra Pjanic, esce Bradley. Ma che rischio per l'Inter. Ma che rischio per l'Inter. Ma che partita, ragazzi. Ma che partita, ragazzi. Cosa sta succedendo ai miei giocatori, che non fanno più un passaggio buono. Puttana troia. Wijnaldum recupera. Alvarez. Ma porca troia, non fanno più un passaggio buono. Non fanno più un passaggio buono, incredibile. Recupera Royce. Recupera Royce. Vede Palacio che si infiltra. Ma non va più. Non passano più. Non fanno più il passaggio. Poi Wijnaldum recupera. Che intervento. Ma cosa fai? Cosa fai? Cos'era quello? Kovacic. Guarin. C'è Palacio. Cavalieri. Royce. No. Cazzo. Wijnaldum. Mamma mia. Non c'è sosta. Ancora Wijnaldum. Ancora Wijnaldum. Che rientra sul destro. Wijnaldum. Wijnaldum. Primo gol con la maglia dell'Inter. Porta in vantaggio l'Inter contro la Roma. Wijnaldum. Ma che gol. Sembra uguale. Una fotocopia di quella di Royce. Ma guarda lì Cavalieri. Può solo guardarla. Può solo guardarla. Facciamo un cambio. Cambio tattico. Cambio tattico. Cambio tattico. Cambio tattico, signori. Cambio tattico, signori. Wijnaldum. Primo gol con la maglia nero-azzurra per Wijnaldum. Ma puttana, troia. Che figo. Ok, allora, mettiamo. Wijnaldum non si sa perché è terzino. Allora, vediamo un po' qua. Allora, Palacio è morto. Praticamente è morto. Allora, quindi. Mettiamo. Allora, Palacio. Terzino sinistro. Mettiamo il cagatomico. Ma Wijnaldum davanti alla difesa, Alvarez a sinistra, Kovacic a destra, Guarin, Icardi e Royce. Ok, perfetto, teniamo così, 4 in difesa e vediamo un po', Nagatomo, Palacio. Il cambio, Palacio era molto stanco, ci hai visto poco purtroppo, in quella posizione è molto sacrificato. Vedete dal possibile vantaggio della Roma con quell'errore di Totti da porta vuota, praticamente si è passati al vantaggio dell'Inter. Intanto Alvarez attacca da sinistra. Ancora Alvarez. Oddio Alvarez. Prova il tiro. 3-1. Riccardo Alvarez. Riccardo Alvarez. Fotocopia del primo e del secondo gol, signori. Ancora Alvarez. Col piede sbagliato, diciamo così, perché lui è un mancino nato.
Ricardo Alvarez, la piazza col destro, mamma mia, 3-1 Inter, difesa della Roma sballata, Diego Cavaliere non può arrivarci, l'angolino sinistro è fatale alla Roma, 3-1 Inter, signori, che emozioni, che emozioni. Non è ancora finita, ancora Wijnaldum, ancora Wijnaldum che recupera. Ah, brutto passaggio per Icardi, poi un rimpallo favorisce la Roma. Adesso Alvarez può ripartire con Royce. La tiene in campo Royce. La mette in mezzo adesso. Male per Icardi, un po' troppo arretrata. C'è Totti. Ancora Totti, forse un fallo, no? Non c'è, questo era fallo. Royce, vede Wijnaldum. Che prova il tiro al volo, non ci arriva per un soffio. Faccio un altro cambietto, va là. Tolgo Royce. Royce dentro Belfodil. Jonathan fuori Kovacic. Ogni tanto metto i giocatori comunque nelle loro non posizioni reali, però lo faccio anche per un fatto di formazione, comunque non è che sono molto scassate di tanto. Campagnaro evita l'angolo. Potevi anche buttarla in fallo laterale. Ci pensa Ranocchia forse. Sì, madonna, non volevo buttarla là. Puttana Eva, Ranocchia c'ha due barche al posto dei piedi. Due barcozzi. Quindi cambi dentro Belfodil al posto di Royce. E Jonathan al posto di Kovacic. Formazione sempre quella. Attenzione, può ripartire l'Inter. Rimessa laterale sbagliata. Guarin vede Belfodil. Bella palla di per Belfodil. Il difensore indietro di testa per Cavalieri. Trafitto tre volte nello stesso modo oggi. Ma non è finita, la Roma ci crede. E spinge ancora. E spinge ancora la Roma. Attenzione. Attenzione Ranocchia con la gambetta. Poi Guarin per Belfodil. Ancora Belfodil. Filtrante, era bellissimo per il Guaro. È stato un po' lento Belfodil. Poi attenzione, palla per Totti se non erro, ma era fuori gioco. Corta Ranocchia per Campagnaro. Poi Wijnaldum, che vede dall'altra parte Alvarez, che la mette in mezzo al volo. Oddio, oddio Icardi, che intervento, mamma mia. Ancora Wijnaldum, ancora Wijnaldum, che rientra sul destro, prova il tiro, è spinto. Mamma mia. Mamma mia, signori. E abbiamo vinto anche questa. 3-1. 3-1. 3-1. Soffertissima. Passa in vantaggio la Roma con Caprari. Royce e Wijnaldum firmano la rimonta. Wijnaldum primo gol con l'Inter. E due minuti dopo il gol di Alvarez, signori. Vediamo. Wow. Che partita. Questa è stata bella. Questa mi è piaciuta tantissimo, sta partita. Bene, bene. Adesso vediamo la classifica, signori. Ecco la classifica, signori. Siamo sempre primi con sta cazzo di Lazio, purtroppo. Abbiamo, diciamo, allontanato di due punti il Milan. Questa era veramente da vincere. Il Cagliari si riporta prepotentemente nelle zone comunque europee. Incredibilmente, veramente. Chissà chi ha incontrato in questi giorni. Vediamo un po'. La Juventus è abbastanza indietro rispetto alle prime. Sampdoria, Sassuolo e Torino, che sarà il nostro prossimo sfidante, sono in zona retrocessione. Noi ragazzi, io spero che questa partita veramente emozionante vi sia piaciuta. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Iscrivetevi alla pagina Facebook. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.